Eravamo qui, all'ex carcere di Sant'Agata, il 27 gennaio scorso. E ripartiamo da qui per questo 8 marzo. Perché Sant'Agata, l'ex carcere di Bergamo, è un luogo di memoria. È un luogo che dà corpo alla memoria della nostra città. La sollecita a interrogare il presente con la consapevolezza del passato. Per la Giornata Internazionale della Donna, ci piace ricordare che qui a Sant'Agata nel 1942 venne rinchiusa Maria Maddalena Rossi, che sarà una delle 21 madri costituenti. Eletta anche alla Camera dei Deputati, in un intervento per l'8 marzo del 1949, Maria Maddalena Rossi sottolineava come il ricordo della storia delle lotte delle donne fosse stato cancellato dalla dittatura fascista, che aveva eliminato quella data dalla memoria del paese. Le date del calendario civile sono sempre un filo rosso che lega luoghi, persone, storie, che ci lega come comunità, facendoci scoprire l'intelligenza e l'immaginazione necessarie per scegliere il passato che vogliamo continuare a custodire nel presente, perché ci rende più forti di fronte al futuro. In questo 8 marzo 2021, come donne che abitano questa città, vogliamo evocare nel cuore del centro piacentiniano di Bergamo la voce delle donne nella sua forza di raccontare il dolore vissuto lontano dall'eroismo, ma al cospetto della verità del corpo. Quando l'esperienza appena vissuta diventa storia patria, la voce delle donne corre troppo spesso il rischio di essere spinta ai margini della scena pubblica, da dove comunque continua a raccontare, fuori dalla retorica, ma dentro la realtà che non si vuole vedere né ascoltare. Così fu per Auschwitz nell'immediato dopoguerra, quando furono 6 donne per prime a raccontare all'Italia quel campo. Nessuno allora voleva sapere, né ricordare che il nostro paese era stato razzista per legge. Nessuno allora voleva sapere, né conoscere la quotidianità dell'orrore e la resistenza minimale del corpo. Furono 6 donne a raccontare nonostante l'indifferenza dei più. Così, in questo 8 marzo 2021, la voce di queste 6 donne ci mette in guardia dalla retorica, ci obbliga a non dimenticare di fare i conti con la verità dell'esperienza. Sempre, e a dispetto delle belle parole, dei grandi discorsi. A partire dall'ex carcere di Sant'Agata, vogliamo allora riempire della loro voce, della loro presenza, la nostra città, e in una discesa simbolica dall'ex carcere fino ad arrivare al portico del Sentierone, invitare tutte e tutti ad attraversare la carrellata dei loro volti, a meditare le loro parole, a considerare il coraggio e la forza della loro voce, e così a non dimenticare di chiederci cosa ci racconta oggi la voce delle donne. Nell'istante in cui fummo obbligate a deporre i vestiti, perdemmo anche ogni rapporto con il mondo esterno. Il nostro corpo non esisteva più, esposto ad eventi sconosciuti e pericolosi. La nostra nudità, senza schermo e senza difesa, era doloroso impaccio. Quando odi nel silenzio, con lo stormire delle fronde, diffondersi un sommesso mormorio, fermati e prega. È la voce sommessa di milioni e milioni di fantasmi, senza pace, che vagano inquieti, cercando fra loro i loro cari. Chi potrebbe mai credere che ognuna di noi, grottesco simulacro di donna, ha un tempo ascoltato e pronunciato parole d'amore? Ogni tanto qualcuna piange per un po' e poi si calma,
ma spesso non sappiamo neanche più piangere.